Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG Flash delle ore 11, andiamo con le ultime notizie, sono 10.593 i casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, come conferma l'ultimo bollettino nazionale dell'unità di crisi della protezione civile, le vittime sono 541, il tasso di positività si attesta al 4,12% sul totale di tamponi molecolari e antigenici effettuati, le terapie intensive per fortuna calano di 49 unità, il leggero calo anche in Campania, la curva dei contagi con un tasso di positivi tamponi dell'8,53%, mentre nella giornata precedente era del 9%, secondo i dati dell'unità di crisi della regione Campania. Nelle ultime 24 ore i positivi sono stati 976, di cui 41 sintomatici. I tamponi esaminati sono stati 11.441, di cui 2.082 antigenici, 25 le persone decedute, di cui 9 nelle ultime 72 ore e 16 in precedenza, ma registrate solamente nella giornata di ieri. Sono invece 791 le persone guarite. In merito al report di posti letto su base regionale, calano a 101, nella giornata precedente erano 105 i posti di terapia intensiva occupati su 656 disponibili, mentre aumentano i ricoveri nella degenza ordinaria con 1.470 posti occupati su 3.160 disponibili. Giuseppe Conte ha consegnato le sue dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte è uscito in aula dal Quirinale da mezz'ora dopo il suo arrivo, dopo il colle, prima a Palazzo Giustiniani per incontrare la Presidente del Senato Elisabetta Casellati, poi il Premier dimissionario è andato alla Camera dei Deputati per il colloquio con il Presidente Roberto Fico. Conte aveva già comunicato le dimissioni nel Consiglio dei Ministri di ieri mattina, un Consiglio dei Ministri che, secondo l'ANSA, si è chiuso con un momento molto affettuoso e gli applausi dei ministri al Premier. Ringrazio l'intera squadra di governo, ogni singolo ministro, per ogni giorno di questi mesi. Insieme, avrebbe detto Conte, le consultazioni per la formazione del nuovo governo partiranno oggi pomeriggio, ha annunciato il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti. Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante una assemblea. Andremo al Quirinale senza alcun pregiudizio. Per noi la priorità è aiutare tutti i cittadini ad uscire da questa difficile situazione, non soltanto per quanto riguarda il lato economico, lo spreco dei soldi, del recovery, la perdita di tempo sui vaccini, il ritardare il rientro degli studenti a scuola e vivere di sussidi non sarebbero errori se non imperdonabili. Noi ci stiamo e vogliamo lavorare per il bene di tutta l'Italia. Buone notizie invece dalla Gran Bretagna, perché il vaccino anti-Covid-19 di Oxford AstraZeneca, realizzato con la collaborazione anche italiana, si sta rivelando efficace su tutte le persone di tutte le fasce di età nell'ambito della somministrazione in corso già su milioni di persone nel Regno Unito, primo paese ad autorizzarlo circa un mese fa. Lo evidenzia Downing Street, citando il professor Patrick Vallance, consigliere scientifico capo del governo britannico. Come scrive l'ANSA, Vallance ha illustrato oggi ai ministri dati aggiornati secondo cui questo vaccino, come quello Pfizer-BioNTech, si mostra sicuro ed efficace, con una risposta immunitaria analoga su giovani ed anziani. Intanto il presidente dell'Abruzzo, Marsilio, ha annunciato in aula nel corso del Consiglio regionale che l'istituto zooprofilattico ha evidenziato 3 casi di positività al Covid con la variante brasiliana, positiva una famiglia di Poggio Picenze in provincia di L'Aquila, che è tornata da poco dal Brasile, casi tempestivamente però individuati ed isolati, la famiglia verrà successivamente sottoposta al vaccino. Allarme all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove si registra un aumento dei casi di contagio del personale sanitario. Ad oggi sono infatti 21 i sanitari, tra medici, infermieri ed operatori sociosanitari, positivi al Covid-19. Dei contagiati, 11 sono in forza al servizio autoparco dell'ospedale Cardarelli. Nella maggioranza dei casi svolgono il ruolo di autisti. Uno degli 11 contagiati è ricoverato nel reparto di terapia intensiva subintensiva. Per fortuna gli altri riscontrano soltanto lievi sintomi e sono in isolamento domiciliare. Altri 5 casi positivi sono stati registrati tra i sanitari in servizio al reparto di medicina d'urgenza. L'ASL di Caserta ha diramato il bollettino di aggiornamento pandemico sul territorio casertano. Per la giornata del 26 gennaio sono 46 le persone positive al Covid-19, 177 i guariti, ma resta alto il numero dei deceduti, con 8 nelle scorse 24 ore. I test elaborati sono stati 796, per un tasso di incidenza del 5,7%, in discesa rispetto a quanto osservato negli ultimi giorni. Discesa importante dei positivi su tutto il territorio. In vetta per il numero di contagi resta ancora Maddaloni con 250.
156 persone positive, poi Caserta con 156 e Mondragone con 149. Andiamo adesso invece a parlare di calcio. Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, si gioca la panchina contro lo Spezia in Coppa Italia ai quarti e contro il Parma in campionato domenica alle ore 18. C'è stato infatti un contatto tra Aurelio De Laurentiis e Rafa Benitez, anche Mazzarri per la sostituzione, anche se lo spogliatoio azzurro sembra essere dalla parte dell'ex tecnico del Milan. Capitolo mercato ormai malquì, un giocatore della Fiorentina, Llorente, ha svolto invece le visite mediche con l'Udinese, in entrata invece sembra tutto fermo. Sguardo infine alla Coppa Italia, come dicevamo in precedenza, in programma al Diego Armando Maradona giovedì sera contro il temibile Spezia, che ha già battuto gli azzurri in campionato. Dovrebbe giocare Meret tra i pali con difesa di Lorenzo, Maximovic, Koulibaly e Rui, in questo momento in vantaggio su Isai. Demme e Bakayoko ancora a centrocampo con Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen, favorito su Petagna. Sempre calcio, ancora un addio invece per quanto riguarda la casertana. Infatti il club rossoblu ha comunicato che nella giornata di ieri ha raggiunto un accordo con il direttore sportivo Ivano Pastore per la risoluzione consensuale del contratto. La società, ringraziando il DS per il lavoro svolto, gli augura le migliori sorti professionali. Intanto ieri ha parlato il tecnico dei Falchetti, Guidi, in conferenza stampa per presentare il match di quest'oggi contro la Juve Stabia, valevole per il recupero della giornata dei Lega Pro Girone C. Andiamo ad ascoltare le sue parole. Le sensazioni sono positive, nel senso che la squadra, dopo le ultime prestazioni, ha acquisito entusiasmo, ha acquisito consapevolezza e soprattutto quando riesce a portare a casa risultati c'è uno spirito nuovo dentro lo spogliatoio. Quindi le sensazioni sono positive, nel senso che penso che la squadra continuerà sulle prestazioni e sullo spirito che abbiamo avuto nelle ultime gare, perché siamo consapevoli che quella è la base per ottenere dei risultati. No, noi dobbiamo essere bravi a non pensare al clima degli avversari, noi dobbiamo essere bravi e concentrati sulle cose che dobbiamo fare noi. Sappiamo che la Juve Stabia è una squadra che nella prima parte di stagione, secondo me, ha espresso anche un buonissimo calcio, ha giocatori di talento, abili nell'uno contro uno, ha soluzioni sulle palle native perché hanno giocatori di grande struttura fisica, sono giocatori esperti che hanno vinto anche campionati, insomma dobbiamo fare una super partita. Poi al di là delle problematiche che possono aver avuto nell'ultime partite, ma noi questo non ci deve riguardare, noi dobbiamo essere concentrati in casa nostra e pensare alla nostra prestazione. Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.